Ok ragazzi, dai, abbiamo fatto le nostre 3 orette, sì. Saluto, io vado su Forza Horizon 5 con voi, aprendo Discord, chi si vuole accollarsi accolla. Ma siamo in live? Eh sì, sto giocando a Forza. Ah, anch'io Forza? Per Forza bisogna giocare. Sbrega fioi! Olè. Chi è? Il pub del nemico si è aggiunto. Pazzesco. Farei Porcettino auto perché ora. Anche Luca c'è, ok. Ma era io che avevo detto la nota linea introduttiva del Masseo, non hai riconosciuto il tono? La curva un po' troppo larga, si va a schiantare. Sei in ritardo, Luca, non puoi fare il commento. Pizzica il cordolo. Commento tecnico un po' dopo. Di cose generiche come i cartomanti, Luca. Il sole rovente, le ruote sono calde. Bravo, ecco così. La targa è sempre su. Bellissimo. L'asfalto profumati di morte. No, vabbè. Quello speriamo di no. Ma che gioco, gioco è? Rilassante, forza. Forza, forza la macchina. Ma per me sì, è rilassantissimo. Ma in 7 non riescono a prenderlo. Luca, è l'unico gioco di guida sensato, nel senso che boh. Grazie, ma tipo potrebbe essere più facile solo la patente oppure non cambia nulla. Che cazzo c'entra? La domanda. Basta, domanda se non hai tutti i punti non lo puoi neanche scaricare, penso. Oh, allora, io non ho mai fatto l'esame, quindi non so neanche come funziona. Però... Allora se lo fai prima di scaricare il gioco poi te lo danno anche nella vita reale. Squadra di merda. No, ma tipo può essere propedeutico? Cioè tipo io mi alleno qua. No, Luca, no, no, Luca, no. Non è un simulatore di guida. Guardando come guida Dario, credo proprio di Cristo. E maestro andava al contrario, stavo un attimo capendo il percorso, mi sa, stava studiando. No, non stavo capendo proprio un caso. Dario, stai andando molto veloce, stai attento. Questa è la macchina più veloce che c'ho, Lu. Sì, ma è bellissima, è super figa. Si chiama 400. Si chiama Grande Membro. È la macchina per il sus come Dario. Lo beve. Cos'è? L'ultima della fortuna e via. Vabbè, è letteralmente sus, Dario. Va bene, allora io ti giuro ti voglio strappare i capelli. Allora, andiamo avanti. A me o a te stesso? A te, ti strasso. Mi metto sulla fava. Ma qui siamo un po'... Ma posso buttarmi da qui seriamente? Sì, ma che sì, sono sì. Scemi. Bellissimo, buttati. Ma mi butto, capito? Buttati. No, ho capito, muore, ora mi butto. Luce, muore. Che muore. Ma muore. Sì, ma è come cazzo, non c'è il pupino. Vabbè, ma dentro. Sono ma... Non c'è il pupino. Ah, la macchina è viva. Sì, c'è Agnese, Luca, dentro. Ma come non si distrugge la macchina? Non c'è perché è fatta, di una fibra indistruttibile, Luca. Titanio? Fibra di carbonio. No, è adamantio. Ah, come quello che scorre nelle vene. No, sì. Luca, è lo scheletro di Wolverine. Non scorre le vene di Wolverine. Sì. È uno scheletro, non scorre nelle vene, però. No, praticamente sembra che scorre nelle vene. Ah, ma quello è il film di... Sì, ho capito, sì. È un bellissimo film, oltretutto. Tecnicamente gli entra tipo sulle ossa, cioè si va a creare tipo una specie di... Entra sulle ossa, siamo ancora un po' troppo pochetto. Vabbè, ho un'anima. Però è velenoso, cioè poi alla fine... Vabbè, spoiler, nel senso... Adesso non lo diciamo tutto, però, Luna. È così che è nato Batman, pure. Ah, sì. È stato morso da un... Non era vaccinato e... No, gli hanno ucciso i genitori, è diverso. E quindi è diventato Batman. E i genitori l'hanno morso. Storia, no? Aspettate, un pipistrello. Lui è rimasto. No, l'hanno ucciso. Sono i genitori radioattivi che hanno morso. Batman ha predetto il COVID col pipistrello, ragazzi. Certo. Cioè, coincidenze. Questi qui che reciti, Luce Luna, sono i meme di Pastorizia Never Dies. Non è vero. Sono meme di 20 anni fa, tra l'altro. Ma poi coincidenze io non credo. Cioè, lo si diceva nel 2009. Tipo, allora io sono rimasta nel passato. Cioè, io penso che. Capito? Ma c'hai 18 anni. Sono rimasto nel 2016 mentalmente. Quindi come 18 anni? Ma in che senso? Ma nel 2002 molto più avanti di quello che c'è. Luca ha appena scoperto che Luce Luna ha 18 anni. Sì, ho 18 anni. Beh, Luca, c'hai 02 proprio? No, 03. Perché fa discorsi diversi. Diversi? Come ci sciarpinano? In che senso? argomenta, Luca. Impossibile argomentare al momento, mi sento un po' alle strette. Un gioiello dimenticato. Dai, sai Dario cosa mi ricorda questa strada? Sì, quando siamo andati in giro per le Marche insieme. Che guidavi così. Sì. Vabbè, in realtà stavo andando allo
sostenuta, ma niente di che, se te che ti cavi addosso perché avevo superato i 30, cioè. Ma allora è un gioco realistico. Distruggendo le recinzioni. No, io mi ricordo che poi c'era questo graffito grosso di Doraemon che avevamo visto io Agnese e tu no, e stavo per inchiodare perché non l'avevi visto. Non l'avevo visto, scusa, mi pazienza. Sì, andava veduto. Andava veduto, addirittura, siamo tornati a Ivano e Medioevo, così. Ma il Nos è un cesso, sto gioco. Il Nos è un cesso, sto gioco. Ma il Nos è... Come dialoga? Ma Nos è, diamo, lo posso fare un pane di amadana nel motore? Ma allora non è il... Poi l'ho tutt'anto fatta la macchina, adesso ci posso mettere il Nos. Non mi sa che rende. Alla baracchina. Poi la porta a mani a baracchina, ti giuro, volevo sgassare nel fronte a buste, invece posso fare niente. Vedono in chat se c'è qualcuno della loro abbandonato al tuo OnlyFans. Ma perché, Disney? Una foto in auto sportivo. Già, faccelo sapere. A parte che non credo si possa far sapere, credo sia legale, però. Cos'è un OnlyFans? La privacy? Non so. Vabbè, di scuro, chissà chi. Ma lo OnlyFans in anni, vabbè, tanto l'ha visto tutti. Ma cosa ci metti, Luce, sul tuo OnlyFans? Sono robe erotiche oppure anche il buco di culo spanato? No, non faccio porno, non sono... No, nudo. No, non faccio nudo. Non metti le patatine nel culo, tu? No. Come mio fratello Denis Dosio. No, io non... Ma prima o dopo averle mangiate? I miei contenuti non sono in alcun modo correlati a quelli di Denis Dosio. Ma perché tu hai OnlyFans, quindi? Ma perché bisogna parlare di questo? Perché l'hai fatto? Ma Madonna, perché ti devi scrivere, scusami. Cioè, c'è il Denis Dosio? Io non potrei mai avere l'OnlyFans. No, vabbè, comunque non è niente, di... Cioè, non metto robe... Ma le patatine le inseriva il tubo o solo le patatine singole? Non lo so, cioè sarebbe stata una mia scelta. Oh, me la sono persa quella mano. Cosa vuol dire scatta una foto di un'auto sportiva moderna, di un culato? Devi fare popò. Devi aprire l'app... fotocamera. Hai zitto te. Modalità foto si chiama su codesto gioco. Hai zitto porco dio. Il codesto. Scatti la foto dell'auto moderna, quindi scegli un'autovettura che ti sembra di un design innovativo o comunque recente. Ma vai a fare culo. No, c'è la categoria, Luca, non è che devi scegliere il costo del design innovativo. No, la mia domanda è... Vedo con la Porsche, Dario, le hai viste le patatine cosplay... ci hai inteso tutto il tubo o singola patatina? Ma no, una manciata di patatine. Come una manciata? Una manciata! Ma poi... Ma come fa a metterle? Cioè, si spezzano, penso. Infatti non le ha messe, le strofinava sulle chiappe. Ma che schifo! Ma il Denis Dosio, mio fratello. Io vorrei fare una domanda, se possibile. Dimmi, Luca, porco di Inci. No, a luce luna. Okay, ma sì, consiglieresti a terzi di aprire un OnlyFans? Dipende. Ecco. Dipende qual è il loro obiettivo. Io lo ripeto. Perché cioè dipende che cosa vuoi farci tu, perché non è OnlyFans non è la piattaforma. Non conosco la piattaforma, ho un amico che ha un OnlyFans che si è messo praticamente... una penna nel culo e basta. No, vabbè, OnlyFans non è uguale a robe strane. Ci sono un botto di persone su OnlyFans che tipo fanno fitness, ci sono persone che tipo fanno arte, ma cioè non è un botto di persone pensano... Ma chi cazzo se lo mette OnlyFans per l'arte, via luce ma luna? Ti giuro, ma ti giuro. È nato come fai, è nato tipo ma parte. Tu fai arte, che cosa fai? Fai arte? No. No, lei la mette da parte direttamente. Bella. No, vabbè, faccio shooting fotografici professionali, comunque. E qual era il problema? Te la fanno usare e basta. Per non sovrapporre il contenuto, quindi ad esempio su Instagram lo shooting non è professionale. Per non sovrapporre il contenuto. Su Instagram posto foto normali, cioè nel senso posto foto così fatte dal mio telefono invece, ma poi comunque Instagram professionali solo su OnlyFans. Sì, praticamente. Poi voglio fare anche cosplay su OnlyFans, per questo l'ho aperto. Quindi rimane un contenuto proprio esclusivo. Sì, praticamente sì. Ho capito. Puoi fare il cosplay di Denis Dosio. Bella. Volete lo spoiler del primo cosplay? Due patate nel culo. Saranno mai luce luna, cioè non hai. Volete lo spoiler del primo cosplay? Ma Denis Dosio sì. No, non è Denis Dosio. Amanemiza. Un personaggio di Evangelion.
Ah, giù, cascasella. Prendo Icari. Pre, prendo le dista. Ma però se mette qual è, che personaggio è alla fine? Orco il personaggio di Evangelion. Non lo spoiler, no, così. Ma hai chiesto, volete hai uno spoiler? Esatto. Eccoci qua, bravo Dario. Uno spoiler era sull'argomento, non su Zante. Adesso scopriamo che leva 01. No, sono un robottone gigante. Esatto, fine. Punto, eccoci qua. Qual è il tuo personaggio preferito femminile di Evangelion? Shinji sborrato. Allora, ancora sporco. Sarà da normi. Però vai. Cioè la mia Sara sarà da normi, però comunque non mi mettere ci le mani rivedo avanti, non aver paura rivedo di dire quello che pensi, faglielo dire invece. Sì, ho tanta paura di lei. No, Masullo, calma. Oh, mi piace molto Misato, però comunque nel per personaggio in cui mi rivedo molto è Asuka. Purtroppo mi ci rivedo un bel po' per il suo carattere di merda che ha, che alla fine è anche il mio, quindi... È il personaggio che finisce sborrato, lo sai, vabbè, cosa. Senti, ma perché mi dovrei pensare... No, è così, cioè, non l'ho scritto io, è Anno che ha scritto... E Asuka finisce sborrata, è Anno, che ho deciso io. Anno, proprio una sceneggiatura, c'è scritto Asuka finisce sborrata. Sborrato, esatto, sì, no, l'ha lasciato proprio... Beh, in realtà, cioè, finisce quasi soffocata, però, cioè, poi quella alla fine, però... Da cosa? Beh, c'è un'analogia volendo. Invece faccio una domanda seria. Vabbè, io porco due, ma vorrei morire adesso, morto. No, non si dice... No. Grazie, no. Jacopo Ferilli. Nel gioco, in RP. Vabbè, fanculo Luca, in RP inizisce a 60 anni, cioè, su questo canale. Ma poi l'altro giorno c'era... Questa me la voglio raccontare, ve l'ho raccontata, ragazzi, per pena, ma stavolta per punire Luca la racconterò. Eravamo lì, c'erano quelli di Intel, esce Simone Rosini, no? Di Intel. E lui fa... Rosini? Ma Simone fa un cazzista. E sì, sì, Luca viene da me di soppiatto e mi fa... Ma lui è quello che si è sposato con Lars Guggenheim? E io faccio... Va bene. Idolo. Ma porca troia. Io ho fatto, Luca, non gli dire quello. Che ne parlassimo. Eh no, intanto, io ho detto lascia stare, Luca. Intanto non so se lo sai, ma Lars Guggenheim adesso è diventato Pablo. Ah sì, è cambiato sesso, è vero, sì, lo sapevo anche io. Ma è una battuta, è vero? Lascio a te interpretare. Ah, va bene. Dai. Beh, un culo è sempre un culo. Magari il difetto è più bello di quello di una donna. Ci sono un botto di ragazzi. Ci sono un botto di maschi che hanno forme fisionomiche migliori di quelle delle donne. Jody. Io ho il culo da donna, ad esempio. Henry Cavill, per esempio. Vabbè, mi sembra tutto fuorché uno che ha delle forme femminili, Henry Cavill. No, mi però, molto maschio. Però... L'uomo più un uomo che penso che mi immagino, non esiste. Vabbè, un mio compagno di classe. Ah, come facciamo una scelta? Conosciutissimo, compagno di classe. C'è Stai parlando di classe? Ma vai a scuola. Sì. Luca è devastato. C'ha 13 anni, dove vuoi chiedere? Ma fai la quinta liceo? Sì, faccio l'ultimo anno. Sì. In quale scuola? Vuoi sapere il nome della scuola? No, scusami. Okay. Vorrei sapere l'indirizzo che hai selezionato. Il liceo classico. Brava. Che cazzo parli oggi, Luca? L'indirizzo che hai selezionato. Ma che cazzo ho fatto anch'io il classico all'epoca. Grande. Anch'io. Ma si capisce. Sei anni. Latino e greco. Però allora mi dispiace, ma non posso scusarti per quello che hai scritto prima di Socrate. E comunque Platone è il migliore di Socrate, cioè oggettivamente. Il migliore è Eraclito e non si discute. Beh, no, allora, se prendi il terzetto, ok, quelli da normi, Socrate, Platone, Aristotele, Platone... Residenza. Lo sai che ho un amico che è tipo Platone? È tipo Platone? Sì. Ovvero che nei primi anni della sua vita era open-minded, poi è diventato omofobo, misogino... No, è che va in giro scalzo. No, che ha una somiglianza a livello di nomenclatura, lui si fa chiamare Caverna di Platone. Caverna, ok. Sì, ragazzi, sì, secondo me siete due dementi.
Madonna, okay. Ho finito scuola 800 anni fa, possiamo evitare di parlarne? Ha ragione. Questa è la vita, è la vita. Perdono, perdono, ti chiedo un minuto. Ma sono morti da 300.000 anni, quei coglioni di merda. No, non volevo, non volevo turbare la del sogno. Nel 2020 devo ancora parlare di Socrate, chissà che gli esploda il cervello da morto. È già morto. Ti dico una cosa molto divertente, Edo. Immagino. Ascoltami, è molto divertente. Attenzione, un momento. Lo sai al tempo di Socrate come si applaudiva? Con il cazzo sulle gote degli altri. Schioccando le dita, così. Bellissimo, divertentissimo, Luca. Da morire da ridere. Lo puoi fare anche con una mano occupata. No, Luce Luna non è la figlia di Karim Mack, ragazzi, no, vedi? Non è così. No, bella scoperta, ma non è così. Volete sapere il nome di mio padre? No, ma che cazzo se ne frega? Io vorrei sapere l'anno di nascita di tuo padre, se è possibile. 64. Vabbè. Ma hai fratelli più grandi? Una. Donna. Una sorella. Una fratella. Sì, una fratella. Di che anno è? Con questa signorina 99. Ma ormai poco più grande. Chiaro. Sì, esatto. Come si chiama? Sei interessato a mia sorella? Non ti deve interessare. Cazzata. È fidanzata comunque, quindi niente. Non è un problema nostro. Beh, ci scopriamo il fidanzato. No! Non è scuola. Come fai domani a scuola? Scusami, sono le 3 del mattino. E quindi? Savage. È abituata a codesto orario, si vede. Flex dell'orario? Ma prima ora? Flex dell'orario. Aspetta, vi dico cosa prima. Ho religione a prima ora, cioè dai. Allora dormi. Ho religione. Stai dicendo che religione è inutile? Spiega un attimo. Sì, assolutamente. Allora, io ho questa idea. Sì, teoria, cioè fin quando... Cioè, tu studi religione per imparare... Come a livello culturale, che c'è, che tu impari comunque le religioni diverse, che lì ti serve a livello culturale, lì è utile. Quando invece tentano di indottrinarti, è una merda. Ma tu è un prete che ti. No, abbiamo una professoressa che dice di essere open-minded, però quando poi facciamo i discorsi ci dice: voi che ne pensate? Uno esprime la sua opinione e le dice no. Quindi alla fine è così. E le dice no. Io ho usato le ore di religioni per fare dille le cose che Gesù avrebbe ascoltato senza giudicare. Greve. Cazzo, Luca, questo glielo dico domani, te lo giuro. Ma no, tornando sulle cose serie, l'album nuovo mi dicevi esce quando? Io? Non mi dicevi. No, ancora non. Come si chiama? Canzoni natalizie. No, comunque le non basi è ancora te le fai deciso. Tu? No. È l'unica cosa. Jonathan Borghesi sempre. Canti sulle canzoni che esistono, cioè sulle basi che esistono già? No, sono basi create tipo ad hoc da gente. Porco due, porco! E tu puoi comprare la licenza e puoi farci la licenza. Ma fatele riprodurre da un produttore forte, no? Ad avercelo. Cioè, ma dai, ma c'ho, dai. Ce l'ha anche mai Allermai, io no. Ma io ho fatto i provini per X Factor, mi hanno cagato in testa, cioè nel senso... Ma meno male, cioè... Hanno preso quello che... Aspetta, raccontiamo la vicenda. Ma perché, vabbè, un giornalista è diventato... giornalista di inchiesta ormai è diventato... Intervista, Luce Luna. Scusi. Allora, non so se sapete come funziona X Factor, però non c'è un solo provino, ce ne sono 5, praticamente. Quindi tu mandi prima il provino online... Mandi, ovvero uno spezzone, dite che canti e lo mandi online. Dopo un po' ti chiamano. E questo l'ho fatto e l'ho passato. Mi hanno chiamata e mi hanno detto: ok, ci sentiamo per un provino organizzato. La chiamata era telefonica? Sì, sì, sì. Ok. Mi hanno chiamata e mi hanno detto: ok, organizziamo questo provino su Zoom, dove devi cantare, devi portare 3 canzoni, due in inglese, una in italiano. E ok. E questo l'ho superato. Terzo provino. Ma chi è che quello... ti provina in quel caso? Non lo so, sono i produttori. Ma tu li vedi? Sì, li vedevo. Ok. Ma a quelli sono piaciuta perché, cioè, si vedeva. Poi, infatti, mi hanno fatto fare il provino regionale, ovvero quello in Sicilia. Nel provino non sono passata perché lì ti dicevano: ti richiamiamo. Se ti richiamiamo entro tot, vabbè, Nanni, ormai devi venire a Roma.
Ma il provino era dinanzi ai giudici o altri? No, 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 erano produttori, erano sempre produttori. Cioè, tu finisci ai giudici, sai quando? Quando passi la prova regionale, te ne vai a Roma, fai un altro provino con i produttori, e se passi il provino con i produttori a Roma, puoi andare in TV davanti ai giudici. Ma la domanda ora è: i produttori sono diversi o sempre gli stessi esaminatori? No, 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 erano diversi. Molteplici produttori, quindi. Sì, okay. Sì, sì. Ma io ho parlato anche con la creatrice di X-Factor. Di... Ok, racconta questa storia. Chi era la creatrice? Allora, perché loro, dopo averti fatto fare il provino, quello là su Zoom, ti fanno anche un'intervista. Perché nel caso tu passi, poi devono prendere questi, cioè questo video per metterlo in TV, dove fanno parlare un po' di te, no? E te la fa la signorina Ellen, che a quanto pare è la produttrice. Ellen Factor. Principale. Salutiamo, lei è italiana, tra l'altro, giusto? Credo no, di sì. No, no, sì, sì. Chiamava un fluente italiano? Ellen oppure Factor. No, no, era italiana, non so, si chiamava Ellen, okay. Non so, non mi ricordo. Comunque, niente, ci ho fatto tutta questa intervista. Credo di aver toppato. Ellen Borghese, sì, sì. Credo di aver toppato durante l'intervista perché ho raccontato delle cose troppo felici, quindi certo. Niente. Luce Luna, non so se codesta sede sia la più corretta, ma vorrei chiederti un provino? Piccolo pezzettino a cappella. Questa, no, vai, qualche okay. Secondo. Vai. Ok, di qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa quella di ora Nani viene duro. Ok, va bene, aspetta che un attimo, prendi i lyrics. Vai tranquilla. Bella, sono per nudo. Me. Ok. I love you. Every little thing that you do is perfect for me. I love you. The sound of your voice is paradise for me. I love you. I miss La posso Nani. To see you smile, but I'm here. Porco due, che colpa di merda. Ecco di che culo di merda. Eccoci qua. Oh. Se mi fai sbagliare ti strappo l'ugola. Every time I miss you, I look the sky and see you in the moonlight. Our memories are so precious. Bellissimo. X Factor, non capito un cazzo. Un applauso greco per te. Bella, bellissima, brava. Un feat con Vance. No, no, che poi pensa che io sia un cloud chaser. Io manco. Ma perché? Vuol dire? Ma cos'è un cloud chaser? No, perdonami. Cloud chaser è una persona che vuole sfruttare la fama di un'altra persona per fare. Ma perché, scusa? Quando in realtà io l'altra volta ti avevo chiesto famo un featuring, ma pensavo tu non cantassi. No, vabbè, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma lo fate davvero? Non ho capito. Qual è il problema? Vabbè, ma che ne so, le cose vengono spontaneamente. Mo... Ma perché questa cosa? Purtroppo era una velocità maggiore sul rettilineo, Dario. Hanno seguito la scia. Madonna, vi inculo la madre. Occhio che è quasi finita, Dario. Vai, supera. Ammazza tutto. Ma sei sicuro, state giocando insieme o... No, l'ho già fatta oggi io. Ah, ok. Luca, no. Luca, mi canti una canzone di Luis Capaldi? Io, Luis Capaldi. Penso può proprio morire oggi, Ho deciso di morire così. Purtroppo c'è stata una sera in cui io e Ed abbiamo cantato diverse canzoni, erano verso le 4, alle 5, mentre Dario giocava, e da quel giorno ho ricevuto il divieto di cantare. Quindi non vero, canta. Io voglio sentirlo, Ma poi... Da quel giorno canta, non posso più scrivere canta, nel Luca, gruppo, canta. No. Canta. Non posso. Canta. Se io canto per me. Allora per me. Luca, canta per me. Giorno non posso per noi. Non lo sapevo. Da quel giorno sapevo, sono stato bannato dal Discord, ci ho messo tanto per farmi sbannare, quindi non perderò i miei diritti. Ti proteggiamo noi, dai. Non potete fare nulla. Lui è troppo potente. No, vabbè, ho perso davvero, ragazzi, incredibile. Ciao. Vabbè. No. Ma questa devi fare tipo con la Ferrari. Ok, adesso che senza cuffie posso cantare un attimo. Ma che cazzo vuol dire, Nani, questa gara di merda? Vai Luca. È la rimessa. Vai Luca. La rimessa subito, non posso. Ho rimesso anche io due volte. Dieci minuti primo, senza fare uno sbaglio, cazzo, arrivano improvvisamente, ti superano. Ma che cazzo vuol dire questa roba? Serve dell'acqua, sennò veramente bestemmi in culo la Madonna.
È un'immagine che vorrei vedere rappresentata. Si è tolto le cuffie, si è tolto le cuffie, vai Luca. Si è tolto, si è allontanato, se n'è andato. Luca, Luca, è il tuo momento. Ma non si sente niente, vado troppo acuto. Ma perché non mi appare? Ma che senso vai troppo acuto? Che sei tipo una frequenza... Cazzo, soprano. Discord lo taglia. Prima che torni il mostro. Mostro. Ok, tolta. Sensibilità, metti al massimo. Vai, Luca, vai. Vai. Dai, Luca, canta. No. Ti ho permesso di cantare. Sì, hai sentito? Perché l'Italia vado così oltre lo spettro di Discord che praticamente non lo sente. Stavo per fare una battuta. Vabbè, dai. No, però su StreamYard funziona, seriamente. Un altro spettro, intendi? Sì, volevo fare quello. Però non ho capito. Vabbè, è proprio per questo che la battuta avrebbe funzionato, Luca. Mi prego, non è possibile. Luca fa uso di droghe, confermato. No, io non faccio uso di nessun tipo di droga, neanche la caffeina e nemmeno lo zucchero. Non ha queste attenuanti, purtroppo. Caffeina ti perdi tanto, secondo me, Luca. Te farebbe buono proprio. Neanche lo zucchero? No, poiché ero dipendente da piccolo, perché mamma mi dava sempre le merendine quando andavo a scuola, e quindi mi sono accorto che senza merendine proprio non vivevo, e quindi mi sono disintossicato allo zucchero. I primi giorni tremavo, c'avevo tipo i sudori freddi, e poi dopo un mese sono tornato normale, insomma. Che cazzo. È talmente fuori di testa che potrei crederci. Cioè, questa è la cosa. Sì, a 21 anni mi sono reso conto. Ho detto, io non riesco a vivere senza lo zucchero, se io non mangio una merendina male, e infatti così è stato. Requiem for a Dream, però con Mancaca che mangia le merendine. Vabbè, hai fatto più che bene, fanno malissimo, cioè. Sì, esatto, adesso offro un lattino di frutta la mattina, quelle zuccheri della frutta vanno molto bene, non sono zuccheri aggiunti, si frulla tutto e via. Un po' di latte di cocco, di mandorle, di soia. Io sarei già morto al tuo posto. Poi attraversi la strada, ti piglia un pullman e via, e si riparte. Adesso Dario che sei nelle macchine, è possibile un attimo vederla? Non ci sono le Tesla, Luca, te l'hanno detto. Basta, hai rotto il cazzo. Il primo DLC è quello dove dovrei pagare il bollo. Ma l'audio del gioco, ti alzo un po'. No, il bollo non lo paghi perché elettrica, per i primi 5 anni ce l'hai diminuito. Ok. E forse è perché non l'hanno messo, perché qua non c'è il network di ricarica supercharger. Mi sa che è per quello. Perché faccio meglio le macchine se non la patente a 45 anni? Ho 20 anni meno di 45 e pur non avendo la patente mi piace molto osservare i design delle macchine. Sì, però Luca, ti rendi conto che non potrei guidare niente finché non hai la patente? Sì, questo lo so, a me piace vederle. Non ho capito, Luca, di guidarle. Cioè anche star vicino a qualcuno che la guida, però mi piace guardarla. Non ci credo molto a questa cosa. Cioè, magari è vero, però poi quando ti ci ritrovi diverso. È veramente un rincoglionito, sei tua madre leccata. Va bene, la faccio. Porco di... Sarebbe interessante se ci fosse un simulatore che proprio ti insegna a guidare. No, ce ne sono pochi, ce ne sono 200 miliardi, però per il resto... pochissimi proprio, un'idea non è mai venuta a nessuno. Come se fosse un'auto vera, capito? No, non è mai venuta nessuno, non c'è questa cosa, è vietata proprio dalla legge italiana. Però non penso la vorrei col cambio automatico, non manuale, almeno se non posso prendere la patente solo elettrica, cambio manuale mi sa proprio di una cosa da gara, da corsa, o di una cosa vetusta. Luca, ma che cazzo dici? Ma poi la devi prendere per forza imparare a usare le marce. Luca, basta con queste scuse inutili, ma poi sono follie, cioè. Impara a guidare e basta. In America nessuno c'ha la marcia. Ma in America sono dementi, cioè. Prova, se no Luca, ti voglio suggerire questa cosa, lo so, è un po' folle come idea, però prova se no la scuola guida. So se poi... Sa che lì ti insegna. Non penso che sia nel mio modo di fare. Lì. Luca, andiamo assieme, io c'ho la patente. Cioè, cosa vuol dire non è il tuo modo di fare, Luca? Spiegami un attimo, che vuol dire? Io preferisco apprendere con i miei tempi, non riesco con qualcuno che mi sta col fiato sul collo. Ma non ti sta col fiato sul collo, eh? Se c'è bisogno di una guida, ti fanno fare una guida. Se c'è bisogno di 100, te ne fanno fare 100. Ti stanno sul capito? Chi sei tu per decidere? Io voglio. Beh, l'insegnante, Luca. Insegnano, fanno proprio quello di lavoro. Io voglio farla da solo. Magari qualche guida la faccio quando già sono esperto. Beh, Luca, ma che cazzo. Ma che cazzo dici, Luca? Ma cosa dici? Ma guidare la macchina vera
beh, una macchina vera. Gli esseri umani non sono fatti per guidare, non sono. Ma Luca, guarda, ti butto fuori, ti banno da Discord permanentemente. La peggiore cosa è far guidare a uno che ha poca esperienza. E io non dovrei poter guidare perché ho poca esperienza. Luca, ma che cazzo stai dicendo? A scuola guida. Oppure scaricarmi un simulatore. No, Luca, devi andare a scuola guida, devi andare a studiare, a faticare, a impegnarti. Per forza. Ti devi impegnare a fare le cose. Ma scuola guida mi danno la patente anche se guido in maniera mediocre, non perfetta. Sì, è vero. Conosco moltissime persone. Ho capito, te. Allora, e te digli. Se butti sotto una vecchia, non te la danno la patente. E te, no, te ma quello è essere assassino. Beh, Luca, te digli. Io finché non ho imparato perfettamente a guidare. Perfettamente. Però vorrei poi mi dici, ok, 100 guide, e allora mi compro il simulatore. Ma, tanto no, ma Luca, ma non è la. Ma il simulatore non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, Luca. Comunque, Luca, il simulatore poi ti serve la pedaliera, il volante, devi riprodurre lo stesso feeling. Cioè, allora a quel punto vai a scuola guida e basta. Cioè, pure fai come il Marzone. Cosa ha fatto il signor Marzone? Dimmi. C'ha il simulatore. Sì, ma penso lo faccia anche per divertirsi. Cioè, credo. Ha presa la patente. Ma dove vive il signor Marzone? A Roma. È molto lontano Roma. Comunque Luca, le guide iniziali te le fanno fare in spazi dove. No, io. Non è che stai tranquillo, puoi pure inchiodare e accappottarti. Poi dice, questo ha bisogno di un sacco di guide. Invece no, vorrei dare l'impressione che già so bravo. Ma che impressione? Cioè, che ma non è che te frega l'insegnante. Bella figura con quello. No, della perché scuola, l'insegnante è quello da me di insegnante. Praticamente c'è la nomea che giudica un po'. E quindi. È l'ultima cosa su cui. Sì, e quindi non vuoi essere giudicato. Già che non ci va più le ragazze perché era famoso per toccare sbagliarti sempre. E vabbè. Infamiamo così un professionista. No, anche professionista lo faceva, era una roba di famiglia, si è sempre detto. Ecco, nella mia realtà vorrei andare a scuola guida, facciamo le guide, lui mi vede partire e dice, ma tu sai già guidare, io? Certo. Un sogno. Che cazzo vuoi fare? Yeah! E gli fai il pollicione, yeah! No, perché 6 guide mi sembra siano obbligatorie per fare l'esame poi, e quindi sì. Farei solo quelle obbligatorie. Sai cosa trovo inopportuno, Dario? No, guarda, ti trovi inopportuno me a casa tua che ti spacco tutti i manga di merda e c'hai. Povero. Anche, ma soprattutto, la paura per una cultura diversa, che su di me riversa, la sua follia perversa. Completamente. Terza B di Uniti C, una classe di classici figli di... Vabbè, dai, bagniamo, dai, a posto. No, era Luca, per dire che andavo in terza da un tempo. Sì, ho fatto sì, e io ti banno. Cioè. No, ho fatto un piccolo errore che l'avevo messa in strofa. Si va a dormire. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Dina chi c'è su YouTube, è Giuppi.